Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Euro Publishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetto un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Marco? Tesoro, sto guidando, scrivi questo nome, Blue Dental. Blue Dental, ho scritto, ma cos'è? È un gruppo di centri dentistici, devo prenotare il pacchetto prevenzione con la visita e la pulizia dei denti al costo di 29 euro. Ok, ma dove sono? Hanno più di 40 centri in Italia e più di 20 in Lombardia, poi cerchiamo quello più vicino sul sito bluedental.it. Scrivi anche il numero verde, 800 97 84 97, ricordati Blue Dental. Per maggiori informazioni sul pacchetto prevenzione e direttori sanitari, visita il sito bluedental.it. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club, ci sono offerte speciali pensate per te. E allora, amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. E vai Milan! Gol! E poi segna un gol incredibile! Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, 16.03, 14 novembre del 2022, è il primo lunedì di sosta mondiali, ci ritroviamo nel post di quest'ultimo weekend di campionato, il 15° di questa Serie A che è andata in letargo invernale per far spazio ai mondiali in Qatar, con la vittoria del Milan al 92° con l'autogol di Milenkovic, credo, alla fine, giusto? Con l'autogol di Milenkovic, quindi hai vinto al Fanta nonostante il gol di Milenkovic, che schifo. Mi è entrato Lollo Colombo. Per dire. Io ho vinto grazie al gol di Barak. Io ho pareggiato perché ho lasciato fuori Dzeko. Ma va bene così, torneremo a parlare c'è di chi quello... compra Lollo Colombo e chi compra Edin Dzeko, cioè. E chi esulta per i gol di Osimhen. Ci sono le categorie. C'è chi ha Osimhen e Dzeko e chi Lollo Colombo. Ma non è a parlare di Milan. Sì, appunto. Ok. Parleremo ovviamente della classifica, che è stata, di quella che magari sarà nel 2023. Una classifica comparata rispetto a quella dell'anno scorso, capiremo un po' il percorso del Milan fatto finora in base anche a quello che abbia fatto il Milan l'anno scorso. Un po' di parole di Paolo Maldini, che ha parlato un po' di tutto ieri nel post-gara, visto il lutto che ha colpito mister Stefano Pioli, ovviamente condoglianze al mister per tutto quello che è legato alla scomparsa di suo cognato. Poi torneremo a avere l'ospite in diretta, ovvero Marco Nosotti di Sky, che viene a darci la sua su quello che è successo ieri nelle ultime giornate di campionato, visto che è un po' che manca ai nostri microfoni. Poi due approfondimenti, uno sui due cambi di ieri che hanno un pizzico cambiato la gara, un pizzico, capiremo se è un pizzico tanto o un pizzico poco, ovvero Aster Vranx e Serginio Dest. E poi chiudiamo con una bella carrellata di episodi arbitrali della partita di ieri, con tutto quello che ne compete a noi, ovvero i due episodi del rigore presunto di Ficaio Tomori e del presunto fallo di Ante Rebic sull'uscita di Terracciano sul gol, poi del 2-1. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Ciao, buon pomeriggio. Morgan in regia, al quale chiedo già di mettere in onda la prima grafica di quest'oggi, così fissiamo un po' di paletti, ovvero la classifica ad oggi, 15ª giornata. Eccolo qua. Prima di leggere la classifica ringrazio Salsiccia Calabrese con Rape, che regala l'abbonamento a noi stessi. Grazie, grazie mille. Anzi, in realtà alla fine lo ha vinto Giovanni Rossi. Sì, no? Perché noi ce l'avevamo già. Noi ce l'avevamo già.
E quindi per di default credo che sia andato a un altro. Eh sì, probabile. Funziona così. Quindi Giovanni Rossi vince l'abbonamento di salsiccia. Non ringraziare Giovanni, dovevi abbonarti da solo, mannaggia a te. Comunque vabbè, ti è andata bene a sto giro. Bene, un sacco di gente che però non è abbonata oggi. Cosa è successo? Domenico non è abbonato. Magari è gente che ci ha scoperto da poco. No, perché riconosco tutti questi per nome, cognome e indirizzo. AS, cioè il giornale che tanto piace a Bea, ovvero AS, tanto infatti scrive viva la Bea. Bea, vuoi dire ad AS di abbonarsi? Perché non ti cambi nome? No! Ma sono le iniziali! Esatto, saranno le sue iniziali. Vabbè, ho capito, però... Poteva fare SA. Esatto. AS proprio brutte vibes. Vabbè, per storie vecchie di brasiliani vecchi. Secondo me AS anche nel futuro... ci riserverà brutte storie. No, spero onestamente di no. Giulia, che è sempre con noi, perché non ti abboni, Giulia? Il mister Fiorentina non gli porta fortuna. Ma in realtà sì, dai, alla fine abbiamo vinto tutte e due le gare. Però è vero un po', eh. Un po' sì. Va bene. Classifica la 15ª giornata. Napoli 41, Milan 33, Juventus 31, Inter 30, Lazio 30, Atalanta 27, Roma 27, Udinese 24, Torino 21, Bologna e Fiorentina quota 19, Salernitana ed Empoli 17, Monza e Sassuolo 16, Lecce 15, Spezia 13 e poi più staccate, un bel po' staccate visto che di solito sotto si corre molto più lentamente, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5. Qualcuno mi dovrà spiegare come abbiamo fatto a pareggiare col Sassuolo quella partita comunque. Beh, anche quella con la Cremonese. Ma guarda, con la Cremonese, il periodo in cui eravamo, la terza partita, infrasettimanale, troppi cambi, il modulo nuovo. Il pareggio può avere delle motivazioni brutte che si dovevano evitare, ma ha delle motivazioni. Contro il Sassuolo per me, cioè, a ripensarci adesso è abbastanza follia. Però bella classifica, dai. Sì, no, beh, allora... Sei secondo, sì, sei quarto, sì. Sesto, no, ottavo. Sei secondo a 8 punti dalla vetta e va bene, ci può stare. Nel mentre sto per morire dentro, cosa è successo? Il diavolo e l'acqua santa. Cos'era quella foto? L'angioletto. Charles è arrivato ora al ritiro del Belgio e ha salutato il connazionale Romero Lukaku. Vabbè, il conumerico. D'altronde sarà suo compagno per il prossimo mese. Il conumerico, hanno tutti e due il 90 sulle... Esatto, esattamente. Vabbè, cosa vi suggerisce questa classifica? Non sul Milan. Ma a perché me... tra poco vedremo quella comparata e quindi ci facciamo un ragionamento, allora, lì sul Milan. Onestamente mi sta altamente sulle scatole. Cosa? La Juventus a meno 2. Perché è follia che siano a 2 punti dal Milan con il campionato che hanno fatto. Che perché in realtà si sono ripresi nelle ultime partite, però... è proprio una squadra che secondo me è alla fine di un periodo vincente, quindi non mi dà un po' fastidio. Cioè l'Inter a meno 3, io l'Inter non l'ho mai data per morta, anche perché, per carità, ha avuto i suoi momenti difficili, ha delle cose che non mi piacciono, e per me rispetto all'Inter di Conte, che era una macchina veramente, si è sempre visto qualcosa che non quadra. Però non l'ho mai data per morta l'Inter, anche quando era un po' più lontana. Però la Juventus, cioè, sinceramente, lungi da me elogiare l'Inter, ma per mi pare anche folle che sia un punto sopra l'Inter. Cioè, mi sembra proprio folle la Juventus a 31. Però, voglio dire... Che non è folle matematica. Lo so, vero? No, ma infatti, per carità. Ahimè, cioè, ai loro, o bontà loro, hanno fatto 31 punti. Perché le ultime le hanno praticamente tutte vinte. Ma se andiamo a ripescare quelle bellissime griglie che abbiamo fatto a inizio stagione. Torniamo in studio, Morgan. Io ero forse stato l'unico a mettere la Juventus davanti a tutti. Ovviamente nessuno si poteva, credo, aspettare il Napoli così ce davanti. Ce l'hai da qualche parte, Bea, le griglie? Sopra, cosa? Sì. Sopra tutto il resto, però... le ho tenute apposta. La Juve, per il mercato che aveva fatto, per i giocatori che ha, la squadra che ha... Io mi aspettavo che facesse comunque bene, secondo anno di Allegri, messo dentro comunque giocatori importanti. C'è da considerare anche una cosa, che tanti li hanno avuti fuori.
per tanto tempo. Quindi lo stesso Vlahovic ultimamente non sta giocando, i vari problemi di Chiesa, Pogba, Di Maria, eccetera, eccetera. Questo ha fatto sì che iniziassero a usare anche i giovani, cosa che l'allenatore della Juventus non predilige, però che c'è? Che questi giovani hanno dato risposte importanti e hanno iniziato a vincere le partite. E quando vinci le partite, i punti li fai, funziona così il calcio. Allora, sì, dalle nostre griglie calcio estive, sì, le hai eliminate. Esatto. Hai trasportato via tutti gli stessi. Non lo sapremo mai. No, no, ci sono. Simone Cristau diceva: eccomi. Milan al primo posto, Juventus al secondo, Napoli al terzo, l'Inter al quarto e le romane quinta e sesta. Qualcosina ho sbagliato. Enrico Boiani diceva: Juventus al primo posto, Milan al secondo. Ti smentisci mai. Milan al secondo, però l'ho beccata. Per ora sono l'unico Inter che ha centrato al terzo, una. Napoli al quarto, quinta la Roma, sesta l'Atalanta. Io dicevo Milan al primo posto, Inter al secondo, Juve al terzo, e anche tu Napoli al quarto, quinta e sesta le romane. Quella è lei. Dico anche lei ne ha beccata una. Cosa ha beccato? La Juve terza. La Juve terza. Io ho beccato il Milan al secondo, tu niente. Io niente, però ho alzato con quello che credeva di più al Napoli. Sì. Io lei lo mettevamo quarto. Purtroppo era un po' scontato. Credevi di più al Napoli, li ho messi quarto e quarti e tu terzo, cioè non è che li hai messi primi. No, che potesse essere dietro al Milan, sì. Pensavo potesse essere dietro anche alla Juve, invece poi la Juve all'inizio ha fatto male, quindi. E soprattutto il Napoli ha fatto benissimo, perché andiamo a vedere la classifica comparata, Morgan, quindi la seconda grafica di quest'oggi. Come vedrete, in realtà il Milan è abbastanza in linea a livello numerico, ha perso soltanto un paio di punti, l'Inter ad esempio ne ha persi 4, la Juventus ne ha guadagnati un sacco, 7, e il Napoli ne ha guadagnati 5, che sono tanti se fatto il paragone per il fatto che ne aveva già fatti 36 l'anno scorso, quindi aveva già viaggiato parecchio veloce l'anno scorso andando a 36 e in più ne ha aggiunti altri 5 quest'anno, quindi vuol dire che ha fatto un escalation importante. Poi via via ci sono tutte le altre, l'Atalanta è caduta più che altro adesso perché in realtà era più dopo o meno la in linea col Napoli. Sì, esatto, nelle ultime partite hanno perso un po' di punti, la Roma è lì, ne ha guadagnati un paio, ma insomma è più o meno lì. Cosa vi suggerisce questo? Che il Napoli, che stanno tra virgolette troppo forte? Ripeto, io l'ho detto ieri nel post partita, a me sembra strano che una squadra non risenta minimamente della Champions League, cioè non è finita la Champions League del Napoli. Sì, anzi. Però tu quando hai giocato pum 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 ogni tre giorni, e loro avevano anche degli avversari che, per carità, ieri mister Bottoni ha detto che quando vinci la stanchezza è un'altra cosa, e sono d'accordo, però comunque quegli avversari lì hanno avuto e non hanno risentito quasi minimamente, perché 30-41, scusate, tantissimo di quella competizione, che a differenza di altri anni è stata anche compressa in meno settimane rispetto al solito. Però per carità, a me sembra strano quello. Per il resto, se sono nel loro momento migliore, ci sta anche fare un punteggio del genere. Non lo so, allora, questa classifica, cioè il confronto di queste due classifiche mi fa ben sperare, nel senso che l'anno scorso poi il Napoli non è arrivata a pochi punti da noi. No, quindi poi ha avuto il solito crollo spallettiano. Ecco, quindi quello mi fa ben sperare. Mi fa ben sperare il fatto che l'Inter abbia meno punti rispetto all'anno scorso, perché è sempre uno spauracchio. Sappiamo che se è una squadra che se è in fiducia, comunque il suo lo fa. Arriva dove vuoi arrivare, dai. No, non voglio arrivare da nessuna parte, voglio dire questo. No, chiudi sulla Juve, dai. Quelli lì a due punti, con i rientri che avranno. Guarda, se c'è una cosa che ho imparato senza Champions League nella mia breve carriera da tifoso,
è che non bisogna mai avere la Juve a portata di tiro, perché non finisce mai bene per mille motivi. Esatto. Mai avere la Juve a portata di tiro, mai. Quelli... No, non scrivete Enrico Bianconero, per piacere, che mi vengono le bolle quando passo a Pesaro vicino al fan club della Juve, che ce ne sono tipo 5. No, la mia preoccupazione è il fatto che loro abbiano trovato una sorta di quadra con, tra virgolette, le seconde linee. Un po' come avevamo fatto noi gli anni scorsi, quando avevamo i periodi drastici a livello di infortuni. E poi quando sono rientrati tutti, noi abbiamo fatto ancora meglio. Cosa che mi aspetto possono fare anche loro. La mia speranza, e così smentisco subito Striker, è nell'uomo che hanno in panchina. Perché l'uomo che hanno in panchina rispetto alla squadra che è in campo, secondo me, può fare la differenza in negativo per loro. Me lo auguro. Torniamo poi in studio. Rispondiamo alla domanda di Reboschi. La domanda che io vorrei fare però, ragazzi, è questa. Cosa vi fa ben sperare pensando solo a noi? C'è qualcosa? Cioè... Pensate al Milan. C'è qualcosa che fa ben sperare per il proseguimento del campionato? Pensando solo al rendimento del Milan, alla rosa del Milan, al momento del Milan. Al Milan. A me fa ben sperare che rientrino con un'altra mentalità. Niente. Cioè... che queste ultime settimane gli abbiano un po' fatto prendere uno spavento, nel senso che alcuni magari si sono un po' seduti sulla vittoria dell'anno scorso, sulle certezze dell'anno scorso, e altri meno. La mia speranza è che rientrino tutti, vedendo anche questa classifica, che voglio dire, la Juve a meno 2 la vedono anche loro, il Napoli a più 8 lo vedono anche loro, rientrino con una mentalità diversa, con il pensiero che se vuoi mantenere quella cosa cucita qui in mezzo devi pedalare diversamente da quello che hai fatto fino ad ora. Henry, ci sono un po' di risposte, sì, in chat. Vedo. Tutto è molto giusto, oserei dire, tra l'altro. Leggo per chi ci ascolta e basta e non ci guarda su YouTube, ma ci ascolta soltanto. Ibra. Ci può stare, sì. Una mano da Zlatan. Il ritorno di Mike, che è come il ritorno del re, del Signore degli Anelli. Insomma, bisogna aspettare. Non fate così. Sì. Il recupero degli infortunati. Di Francesco. Non l'infortunato, anche Francesco è infortunato. Francesco l'ha scritto. I rientri e la crescita dei giovani di Chiara. Giuseppe dice niente. Ah, no. Non vuol dire che evidentemente... ne aggiungo una allora. I rientri degli infortuni. Branks. Branksismo, direi, di Matteo a questo ne punto. Ne aggiungo una. Il fatto che per il secondo anno consecutivo si inizia a dire, innanzitutto, il trattamento che sta avendo il Napoli. Che non si dice, questi sono come Leicester, non si dicono cose del genere. Non sento dire, stanno overperformando, non sento dire... ma magari è un caso, non sento dire sì ma avranno un crollo, non sento dire nulla di tutto questo sul Napoli. Non ci trasformiamo nei nostri nemici dell'anno scorso. No, appunto, sto dicendo, il fatto che adesso sia così per me è meglio, perché, tra virgolette, tu sei rimasto lo stesso, cioè tutti adesso dicono, avete visto che il Milan l'anno scorso è la favoletta, avete visto che il Milan l'anno scorso cioè, in ogni ha vinto caso, per caso? In ogni caso, gira che ti rigira... Siamo sempre noi quelli che... Ma non è per vittimismo, è perché questa cosa a noi fa bene. Questa cosa a noi fa bene perché l'anno scorso ha fatto bene a noi e male all'Inter, e se va avanti così io spero che faccia bene a noi. Se farà, se farà male al Napoli non lo possiamo sapere, dipenderà dal Napoli. Io so che questa cosa a noi fa bene. Io sono curiosa di vedere il Napoli, se mai accadrà, perché può essere anche che non accada, in una giornata in cui perde e tutte le altre recuperano dei punti al Napoli. Voglio vedere cosa fa la giornata dopo, perché fino ad ora non è successo che loro... Eh no, se vincono è difficile. Ha lasciato giù 4 punti su 45. Cioè è questo. La terza e la quarta mi pare, hanno pareggiato. Quindi sono curiosa di vedere, perché una squadra... Cioè il cammino di una squadra lo fa anche la reazione ai momenti no. Finora il Napoli momenti no non ne ha avuti, che poi non è che devono durare 3 settimane, però
per me il banco di prova, la prova del 9 che facevano a cui ci sottoponevano sempre a noi, per me è quella del Napoli, perché il resto, la Champions League l'hanno, la prova Champions League. Vabbè, ma quello vinta. Te lo dice il tempo, semplicemente. Punto. Io l'unica cosa che invito a non fare è, non sono lì per caso. Ah no, certo. Non stanno overperformando. Sì, però non noi sono sì, aiutati noi sì. dal fatto, noi dalla quindi... fortuna. Però a noi lo dicevano, perché non lo dicono al Napoli? Questo penso ma che... Ma chi se ne frega, Bea? Tu Pitto. Hai vinto lo scudetto, sei il campione d'Italia, che me ne frega delle chiacchiere sì, da però bar degli è giusto, altri. È giusto che lui faccia questa osservazione, secondo me. Sì, cioè, no, ma sì, io sì. non lo dico in l'importante chiave... L'importante è che il non Milan non pensi che siano overperformati. Allora, no, ma non lo pensavo neanche del Milan però l'anno scorso. Okay. E non lo dovevano pensare neanche gli altri del Milan. Ma l'importante è che il fatto che gli altri pensino così e il fatto che siamo sempre noi quelli della favoletta che overperformano, che bla bla bla, deve, i nostri devono saperlo, perché a noi l'anno scorso sapere che gli altri ci sottovalutavano ci ha fatto bene. Punto. E quest'anno io sto dicendo che le cose devono rimanere esattamente così. Cioè al Napoli gli va dato credito e dobbiamo rimanere noi quelli della favoletta, quelli che overperformano, perché questa cosa qua a Pioli l'ha strausata come motivazione per i nostri e dobbiamo continuare su quella linea lì. Quanto può durare? Un altro anno a pensare che brutti gli altri che ci pensano scarsi? Nah. Ma no, non deve essere che brutti gli altri ci pensano scarsi. Deve servirti come motivazione per smentirli. Se poi non li smentisci perché rimangono fermi sulle loro idee, chi se ne frega? Tu intanto ce l'hai come tua motivazione. Però secondo me deve cambiare anche la motivazione. Cioè, perché altrimenti rimani al livello dell'anno scorso. Se la tua motivazione principale è smentire gli altri, cioè una volta che vinci dovresti anche aver voglia di confermarti, no? No, ma deve essere la voglia deve essere di confermarsi per smentire quel filone lì. Per me quella roba lì ai nostri l'anno scorso, cioè quando sì, si parlava dell'asterisco. Sì, però l'anno scorso non c'è più, è finito, fine, caput, basta. Ho capito, però siamo nello stesso, cioè viviamo la però, stessa cosa. Però secondo me ancora ci si pensa troppo l'anno scorso e anche in campo si vede. Va. Torniamo a noi, parliamo appunto di questo, ma tramite la voce di Paolo Maldini. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni, quindi Morgan numero uno. Grafica di Paolo numero 1, la numero 3 nostra per intenderci, ovvero le parole di Paolo ieri in post partita, perché causa assenza per lutto di mister Stefano Pioli, è andato lui davanti alle telecamere di DAZN e ha detto ciò: abbiamo due punti in meno dell'anno scorso, la differenza è quello che ha fatto il Napoli, che sta facendo cose incredibili, noi più o meno siamo in linea con quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni giocatori, abbiamo una consapevolezza diversa, che deve essere accompagnata dall'entusiasmo che ci ha portato a vincere l'anno scorso. Allora, che siamo in linea numerica, sì, l'abbiamo visto anche poco fa dalla grafica, mancano un paio di punti, praticamente è un pareggio, una vittoria, cambia niente. Penso che Maldini si riferisse proprio esattamente alla Cremonese. Siamo agli ottavi di Champions, probabilmente qualcosa abbiamo lasciato giù, soprattutto dal punto di vista mentale, nell'ultimo periodo, perché se andate a vedere il percorso di Milano e Napoli è stato praticamente identico fino all'incirca la quinta, sesta giornata di Champions, dopodiché il campionato nostro è andato un po' incalando, il campionato loro è rimasto uguale, quindi si è aperta la forbice. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori e anche questo lo sappiamo, fortuna che in questo momento la sosta ci dà una mano e potremo recuperare Alexis Almaquer, Davide Calabria, Mike Maignan, probabile forse Ibra. Chi manca? Ma Messias roba da poco. Chi c'è ancora fuori? Basta, no? Credo di sì. Sì, basta. Calabria, Almaquer, Maignan, dici poco, e sì. Ibra. Chiudo con l'ultima parola. Florenzi, ah, sì. Florenzi. Florenzi no, Florenzi non lo recuperiamo. Non so neanche se Salmacher riusciamo proprio per le prime di... Sì, era preconvocato per il mondiale. Ah già. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall'entusiasmo che ci ha portato a vincere l'anno scorso. E di però, cioè...
È inutile che però... diciamo, non ripensiamo all'anno scorso. L'anno scorso hai vinto perché avevi delle motivazioni. Sì, però la motivazione di vincere la prima volta non ce l'avrei mai più, perché è successo. Cioè è successo che tu hai vinto uno scudetto contro le previsioni di chiunque, ed era il primo che vincevi dopo tanti anni. Questa cosa qua però è finita, perché no, tu l'hai vinto. Sì, no, ma è finita nel senso che è finito, cioè l'hai vinto. L'hai vinto. Sì, cioè, però quest'anno le cose non sono cambiate a livello di previsioni. È questo che ti sto dicendo sì, io. Sì, però è successo. Cioè, non so come so se mi spiego. Cioè, è successo. No, ma sarà anche successo. A me non dico che... Sarà che puoi tornare indietro e dire, ah no, lo scudetto non l'abbiamo vinto. Quindi sarebbe la prima volta. Magari, no, come ma una buona motivazione, quello, può attenzione. Essere la seconda stella. No, io, però... cioè, io ti sto dicendo che... è ovvio che la stagione scorsa è finita. Però ti sto dicendo che per il secondo anno ti sottovalutano. E... se non sei nelle previsioni, e proprio per questo tu dovresti una... avere ancora di più la motivazione di dire: ah sì, fai lo stesso errore due volte, una... e due volte te lo vinco. No, infatti. Per me è una sottovalutazione diversa, perché tu sei comunque il campione in carica, quindi ti possono sottovalutare fino a un certo punto. Torniamo pure in studio, Morgan. Torniamo pure in studio, perché devo farvi vedere una cosetta, visto che tra un mese e mezzo circa si toglie il vecchio calendario dal muro, si mette quello nuovo. C'è la possibilità di mettere Simone, questo. Simone, prendi in mano il tutto, dai. È quello che sto facendo. Bravo. Ho preso in mano il calendario male, del Milan. No. Eccoci qua. Euro Publishing, che produce questo bel calendario. Questo è da collezione, tra l'altro. A 14,90 per mettere al muro, in tutti i sensi, i vostri eroi. La nuova stagione è già cominciata, ma non è davvero una nuova stagione senza la collezione, tra l'altro, di figurine ufficiali. Non è questo, ovviamente, perché sarebbero delle figurine abnormi. Questo è il calendario. Quello da collezione contiene le foto più belle, le descrizioni dei campioni di Mister Pioli, con le immagini più spettacolari e significative della stagione in corso. Tra l'altro i testi sono di Carlo Pellegatti, proprio lui. E allora, caro mio, cosa stai aspettando? Puoi andare su Amazon, alle edicole, ai supermercati, andare dove vi pare, oppure semplicemente andando al su mercato. europublishing.it per vedere tutti e quattro diversi formati dei calendari, perché ad esempio Bene ha un altro lì di calendario. Esatto. Via, vuoi mostrare? Questo è l'altro calendario. Con Davidino Calabria. Con c'è? Mike, Origi, Teo, Charles, Tonali e Olivier Giroud. È la versione verticale e diversa. Allora, al primo di voi che dice come al solito il compleanno del Luglio. Proprio il mio... no, no, noi li abbiamo già fatto vedere. Sì, una volta per compiacerti. Giugno. No, ma è... non so mai dove metterlo, perché... Gioffaro. Giù, si vede benissimo. Marzo. Chi è? Già fatto. Ah no, ma forse no. Giugno di Paolo. Marzo, no, scusa. Sei sicuro? Vuoi cambiare? Potete dirmene un altro? No, marzo, dai, ma fai giugno di... mostro il marzo di questo, se volete, dato no, che... No. Dato vabbè, che... no, ma poveri! Scusa. Vabbè, non abbiamo più Enrico Boiani, l'abbiamo affettato a colpi di c'è calendario. C'è Serginio Dest. Caspita! Oh. Ma sono gli stessi. No, quasi. Quasi. Fai giugno di Paolo Maldini. Dai, faccio giugno. Vabbè, ma per chi è nato a marzo è andata... Comprate questo. Così, insomma. No, non me lo faccio vedere marzo. No, vabbè, andava meglio. Che tristi terzini che c'è a giugno. Eccoli qua. Teo Hernandez, Ballo Touré e Capitan Davide Calabria. Volete vedere anche il... 2 su 3 vanno al mondiale. Chi non va? Perché è proprio l'italiano. Annaggia. Vabbè. Volete vedere anche il giugno di questo? Sì, chi c'è a giugno di questo? Un'associazione, direi, particolare. Chi c'è? Raffaele Leao, Ante Rebic e Marco Lazzetti. Rafa è nato a giugno, il 10. E Ante? No. Non lo so. Ante non mi pare. Vabbè. No, Ante è nato esattamente il 21 settembre. Vi leggo la descrizione di Ballo Touré. Che ho visto ha regalato gioie social con Iconé. No, non ve la leggo. Perché ve l'ho andata a comprare. Bravo. 14,90 e ne dico. Se no, tra un po' ve lo racconto tutto. Ogni volta vi faccio vedere un mese. Ogni volta vi racconto tutto. No. Se no, poi Euro Publishing si incazza con me, giustamente. Allora, tra poco avremo l'ospite, che è Marco Nosotti di Sky. Come diceva Henry, per...
chiudere un attimo questi 30... Sì, grazie Morgan. Per chiudere questi 30 secondi, vogliamo raccontare cosa hanno fatto i due ex Lille oggi? Sì, molto divertente, devo dire. Icone, che salutiamo. Ciao, Icone. Ma lui non era lo stesso che ha zoppato Leao in Milan-Fiorentina l'anno scorso, dove il rigore non c'era invece? Proprio lui. Caspita. Caro saluto Icone. Dicevo... Icone ha postato questa foto della partita con l'intervento di Ficai Otomori, di cui dopo parleremo, con l'emoticon della faccina zippata, dalla bocca zippata, chiusa con la zip, come per dire non parlo, che è meglio. Ha commentato sotto la sua foto il suo ex compagno di merende a Lille, ovvero Fodé Ballo Touré. In italiano? No. Tutto è accaduto in francese, dicendo, scrivendo, non c'è niente, c'è solo la tua grossa testa. Io traduco. Testona. Esatto, la tua testona. Icone ha risposto, ma non è vero, questo è un intervento da cartellino rosso, e Ballo Touré ha chiuso tutto quanto scrivendo, guarda che la partita è finita e abbiamo vinto noi. Icone ha chiuso con due faccine, con gli occhi tipo... come si dice? Fuso. Sì, tipo. Esatto, un po' atterrato, ecco, un pochino stordito, ecco. Va bene. Sì, invece Ballo Touré giocava nel Lille. Andatevelo a vedere, giocava proprio nel Lille. Perché noi solo ex Lille compriamo. Esattamente. Vediamo se anche il prossimo ospite arriva dal Lille. Marco Nosotti. Ciao Marco. Eccomi qui, sono il Lille che invoglia. Eccomi qua. Ciao Marco, ben ciao ragazzi, ben trovati a voi. Ciao. Marco, partita complicata per il Milan ieri, partita decisa da un paio di episodi, partita che alla fine ha concesso la possibilità a questa Serie A di respirare un po', perché sennò sarebbe un po' stato complicato per tutti noi commentare una sosta con il Napoli a quasi una decina di punti di vantaggio su tutti. Sì, fermo restando che non sappiamo che cosa succederà dopo una lunga pausa così, perché non ne abbiamo esperienza, salvo chi ha fatto la Bundesliga o la giocata, o chi ha giocato o allenato San Pietroburgo, cioè Spalletti, che meno male sa cosa succede quando ci si ferma, ma poi i giocatori non sappiamo, poi come torneranno da questa pausa, chi ha giocato o non giocato. Chiudo la parentesi dicendo... Sì, è stata una partita difficile. Alla Fiorentina è una squadra a cui tiri meno in porta, hai fatica a tirare, pur essendo il Milan, anche quel gol di ieri, forse la squadra che un 26 gol mi sembra segna di più su azione, ma è stata una partita difficile, perché la Fiorentina è tornata a essere una squadra che ti aggredisce, che sporca, ma soprattutto che porta molti uomini nella tua tre quarti, perché il nuovo accorgimento, se così vogliamo dire, è cioè, un rombino alto, cioè un uomo là dietro, anche se non è Bonaventura, è stato molto bravo Baracca, ecco. Quindi era una partita difficile. Vogliamo sul discorso degli episodi, il Milan l'ha vinta e, come avete detto bene, il campionato può essere anche grato per questo, perché un conto essere a meno 8, un conto essere a meno 11. E vale la pena ricordare che il Milan era a meno 7 quando vinse il derby, per cui non lo dico, giustamente al termine della partita ci ha ricordato il capitano, per me capitano Maldini, essere ben chiaro, dopo Baresi, cioè, i capitani sono quelli, e ci ha detto sì, si può ancora giustamente, proprio perché tra l'altro sarà un'altra stagione, pensare a poter andare a giocarsi allo scudetto, e questo è importante che rimanga questa consapevolezza. Marco, alla quindicesima e al passaggio del turno della Champions League, un piccolo bilancino di quello che è stato il Milan da qui indietro fino a metà di agosto. Dunque, non so se valga la pena fare anche considerazioni con il passato recente, cioè la passata stagione, perché i calendari diversi, le partite sono diverse, i giocatori anche, ma c'è un dato di fatto importantissimo, uno è il passaggio del turno. Meritato, valiamo l'Europa, dicono i rossoneri, la squadra, abbiamo questa consapevolezza che stavolta l'Europa, che ci aveva tolto qualcosa di troppo l'altra volta, stavolta invece ce l'ha consegnato, perché ce lo siamo meritati e siamo agli ottavi, quindi questo bilancio è buono. In campionato c'è la solita identità forte,
cioè la capacità anche di far fronte alle difficoltà con adattamenti. Questo Milan ha due cose che diciamo sono i contro in questo momento, almeno a mio avviso, oppure tre: qualche gol preso di troppo, ho preso male se vogliamo, il fatto che gli manchino i due terzini destri titolari, che per qualsiasi, cioè, sono giocatori importanti sul campo e nello spogliatoio, credo, Calabria e Sandro Florenzi, però ha avuto poco apporto dal mercato, perché obiettivamente tu vai a vedere chi ha fatto gol che arriva al mercato, uno, Origi, basta, ne ha fatto uno, basta. E quindi, per dire, qualcosa che doveva essere pronto subito rispetto ai marziani, che hanno avuto subito qualcosa di pronto subito, cotto e mangiato, e dal mercato estivo Milan non l'ha avuto. Qualche battuta a vuoto, però rimane sempre la forza del collettivo, le idee di un uomo e di uno staff che lavorano dentro a questa squadra, con la squadra, in maniera sempre propositiva e interessante. Poi ti dico, può essere il rendimento maggiore o minore di qualcuno, però il Milan è lì, se la gioca, è secondo, e io credo che appunto questa vittoria sia stata importante per mantenere tutto in piedi, ma qualcosa deve, il saltino bisogna continuare a farlo, perché Napoli ci impone di non respirare mai. Non so se loro respirano, ecco, però è questo fatto. Marco, ti chiedo un paio di nomi. Il primo, se hai un piccolo Oscar da dare al migliore di questo periodo, e dal nome legato a chi magari ti aspettavi di più, che potrebbe dare di più magari anche semplicemente nella seconda parte di stagione. Oh, guarda, gli Oscar, cioè, glieli darei da tenere a casa una settimana, poi me lo ridanno perché lo do a un altro. Facciamo così. Un Oscar, guarda, io stravedo per Tonali, perché me Tonali Benassar è il centrocampo. Milan non ha più che un certo modo di essere centrocampista, di intensità, di qualità, di visione, ma di grande presenza, che sia basso, che sia alto, quindi qualcosina si è cambiato. Un Oscar lo do a Giroud, perché Giroud, mi piaceva quando non segnava gol e vinceva il mondiale, se vuoi che non mi piace adesso, perché fa gol quando, cioè non è che fa gol quando viene a giocare con me, faccio un esempio, no? A calcetto, fa gol in partite che contano, fa gol in momenti decisivi della gara, e quindi io credo che questo sia importante. Nello stesso tempo il campanello d'allarme dice: abbiamo il piano B, ragazzi, perché Origi ci ha fatto un gol e non è proprio la prima punta, quindi è la seggio. Magnan per la prima parte. Ecco, questi mi aspettavo qualcosa di più dal mercato, ovviamente, okay. Le donne sono arrivate dal mercato, questo sì. Non c'è, guarda, lì sono per dire, aspettiamo che Keteler, è interessante, è un giocatore di prospettiva, ha qualità importanti dalla metà campo in su, non l'abbasserei troppo, ecco, per quello che l'ho visto giocare io al suo tempo al Bruges. Ma un conto è la Jupiter League, un conto è la Serie A. L'ultima cosa che ti chiedo, Marco, è un consiglio da parte tua, magari a quei giocatori che ancora... So che non mi chiedi dei soldi, perché non, no, ci quello so no, quello sulle no, donne quello anche no. Peggio, e quindi vediamo di calcio che ne so ancora meno. In realtà sui soldi era più o meno la domanda, cioè ti volevo chiedere se avevi una sorta di consiglio da dare a questi ragazzi che ancora magari non hanno rinnovato il contratto, cosa che magari ti avevo anche chiesto qualche anno fa e non è andata particolarmente bene, quindi non so se vuoi cambiare consiglio. No, non lo so, guarda, in questo senso, io credo che qualcosa forse vada tolto, diciamo, in questo gruppo, ma è un gruppo che ha una forza importante per quello che ha conquistato e vissuto insieme. Io credo che ci voglia, mi aspetto Ibra, ma credo che ci voglia un'alternativa, una prima punta vera, gli altri si sono adattati in quella posizione. E al massimo è questo, poi ti dico, altri consigli non ne ho, perché nel senso, primo, non sono in grado di darlo, ma mi auguro che quello che questo Milan ha avuto di forza, di trovare idee, di interpretazione del campo, quella catena di sinistra, quel modo di giocare di Hernández, tanto per dire, i centrocampisti per come si sono piazzati e hanno interpretato il campo, sono stati molto importanti. Io credo che abbia le idee per fare bene, le conoscenze per far bene, e
In questo momento c'è solo un Napoli che sta facendo tutto, vai a vedere tutte le statistiche, è primo in tutto. Sì. E quindi è più 7 se non sbaglio rispetto all'anno scorso, sì, mi sembra. Quindi sta andando veramente forte. Mi auguro di andare ancora forte così, perché ci sta deliziando, però Milan ha sbagliato 2 o 3 partite. Torino, quella con Torino, Sassuolo è stata una brutta partita, Cremonese è stata una brutta partita, ma lo sanno, lo sa Stefano, sa dove andare a mettere le mani, e finora le mani ce le hanno sempre messe bene insieme, con un buon lavoro societario. Qualcosina là davanti forse bisognerebbe trovare, e soprattutto, caro il mio Leao, che seppur carsico entra ed esce da una partita, entra subito, l'ha già fatto così. Ci 6 gol, gli ultimi 2 li ha fatti proprio all'inizio, pronti via, determina la partita, gli dà un indirizzo, poi un po' sparisce, poi torna su, come un fiume carsico, appunto. Se quello lì si potesse tenere, se si possa. Varrebbe la pena dello sforzo. Sì, 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 e aspetterei che te la... non gli metterai troppo peso addosso, d'accordo, ma la rossonera pesa, però è giocatore, è ancora tempo per esprimersi. Marco, grazie come al solito, alla prossima. Ragazzi, vi saluto, statemi bene. Ciao. Grazie ciao, a voi. Ciao. Salutiamo Marco Nasotti, che tornerà a trovarci in prossimo futuro. Mi ha dato un assist perché proprio la prossima grafica è sulle parole di Paolo Maldini su Shard e Chetelare. Caro Morgan, metti pure la grafica numero 4, le andremo a leggere, sono delle parole brevi ma abbastanza significative di quello che è il momento di Charles, che ieri non è entrato nemmeno in campo. Paolo dice: sta soffrendo, è un ambiente diverso, con pressioni diverse, ha più nozioni rispetto a prima. A Charles abbiamo fatto un contratto di 5 anni, lo aspettiamo così come aspettiamo un Righi. Hanno tutto per essere determinante. Abbiamo avuto tanti esempi di giocatori che ci hanno messo un po' a capire cosa vuol giocare nel Milan. Cosa vuol dire giocare nel Milan? Henry e Bea, avremo bisogno di un po' di pazienza. Io mi immagino una stagione molto simile a quella prima di Sandro Tonali. Sì, sì, sì. Però non ce la vedo che ne so, esplode e poi all'improvviso. Però questa cosa della pazienza è un po' una cosa, cioè, poco realizzabile, secondo me. Cioè, io non la vedo. Cioè, non vedo della pazienza. Io la vedo a San Siro, la pazienza, per Charles, perché ogni volta che lo speaker lo chiama, che giochi, che non giochi, che entri, che non entri, si sente il suo nome gridato. Però la pazienza in un contesto del genere, in cui appunto sei l'unico acquisto di un mercato post scudetto, e soprattutto tutti gli altri hanno aspettativa zero, perché chi l'hai pagato appunto zero, chi è considerato super giovane come Vranks, come Ciao, cioè non credo che sia propriamente realizzabile il concetto di pazienza. Poi alcuni lo mettono in pratica, alcuni no, alcuni si sono già stancati, alcuni invece ti dicono ma sì, tranquillo, ti aspettiamo, però credo che sia un po' difficile metterla in pratica questa pazienza in un contesto del genere. Torniamo poi in studio intanto. Io onestamente, guarda, non credo di aver mai commentato una prestazione di De Ketelaere, cioè non penso di aver mai nei post partita detto ma semplicemente per il fatto che, cioè, non, io capisco che il Milan sia un Milan diverso rispetto a quello degli anni scorsi, capisco che abbia, non l'obbligo, però il dovere di provare a vincere, che De Ketelaere sia l'unico acquisto oneroso nell'estate post scudetto, l'unico acquisto, uno degli acquisti più onerosi della Serie A e tutto quello che vogliamo. Però io penso che abbiamo 2 esempi chiari, tondi, di cifre non troppo diverse tra l'altro da quella di De Ketelaere, e di ragazzi, e sottolineo con l'evidenziatore giallo, ragazzi, non uomini fatti finiti, non calciatori maturi fatti finiti, che vanno aspettati, vanno semplicemente aspettati. Ma io di tempo a De Ketelaere ne darò, gli darò 6 mesi, un anno e mezzo, 2, ma perché so che poi
se va bene, come io sono sicuro che andrà con questo ragazzo perché il talento c'è, è quello lì, poi ti esplodono in mano e ti diventano come Rafael Leao. Perché con Leao è andata così, cioè abbiamo fatto un anno e mezzo a dire, non parlo per me, non parlo neanche per voi probabilmente, un anno e mezzo a dire Niang 2.0. Beh, anche due. Ecco. E poi arriva MVP della Serie A. Perché dobbiamo commettere nuovamente lo stesso errore? È costato 35, è il prezzo da pagare per un ventenne che potenzialmente te ne può valere 100. Lo paghi 35 da ventenne. È troppo? È strano che in un mercato post-scudetto spendi 35 per uno così e non per uno fatto e finito che ti è decisivo? Probabilmente sì. Probabilmente noi dobbiamo, se vogliamo mettere il dito, magari lo puoi mettere sul tipo di scelta, sì. Cosa che comunque io non faccio, perché ben venga per me il cercare giocatori del genere. Però cioè di tempo io, per me è proprio il simbolo dell'infinito davanti, proprio perché abbiamo i casi in casa, scusate il gioco di parole. Allora, di la tua anche, sennò sono sempre io e lui che parliamo. No, la dico la mia, però volevo preannunciare a Morgan la grafica numero 5 la bypassiamo, se no non ce la facciamo a far tutto. Andremo direttamente alla 5, perché la questione è abbastanza... La grafica numero 5 di Maldini la bypassiamo. Ah, sì, sì, sì. Andiamo alla 5. Esatto, alla 5 dopo. Sai contare comunque, mi dicono. Sì, ho contato due volte 5, pazzesco. No, quella dopo, quella lì della sosta la cassiamo, andiamo direttamente a quella dopo. Io aspetto, non io personalmente, poi tanto non faccio testo, io aspetto, ho abbastanza fiducia nel fatto che un giocatore per il Milan che può valere quella cifra se è stato visto, rivisto, stravisto, analizzato, vivisezionato, sminuzzato, eccetera, eccetera. Io spero che non sia stato fatto nessun tipo di errore, non ho motivi per pensare. Lo vedo in difficoltà, le parole di Paolo erano un certificato del fatto che sia in difficoltà, non si è nascosto nel dire che ha dei problemi. Andrà aiutato, andrà aspettato, tutto quello che volete, però purtroppo, nonostante il calcio sia un bellissimo gioco di squadra, alla fine è il calciatore che si deve guardare dentro di sé, scavare, guardare, capire cosa c'è realmente dentro di sé e mettere quello che ha all'interno del campo per la squadra, per se stesso e per tutto quanto. Arriverà il momento in cui questo sguardo dentro di sé arriverà, come è arrivato per Tonali magari nel giugno successivo l'arrivo al Milan, come è successo per Rafa due estati dopo l'arrivo al Milan. C'è sempre un momento in cui qualcuno mette un punto e decide di trovare dentro di sé le motivazioni e spero che parole musica arrivare. Di Stefano Pioli, a questi livelli o mangi o vieni mangiato. Esattamente. Parlando proprio di Tonali. Esattamente. Due mesi dopo il centrocampista più forte di sto campionato. Andiamo a parlare invece di qualcuno che ieri ha fatto bene, ha giocato, è subentrato, ovvero Aster Vranks e Serginho Dest. Entrano all'inizio di questo secondo tempo all'incirca. Il secondo, vero Serginho, Aster fa un quarto d'ora, 20 minuti e si accende la luce, Bea. Si è accesa la luce. Possiamo fare un pochino, dai, Morgan, un po', di qualità, mandi, un po' Morgan, di qualità. Mi mandi gli applausi per la grafica di Bea, grazie, che ne ho bisogno. Brava, grazie. Perfetto. Perché sì, basta però. Grazie. Era talmente bella che meritava un applauso di mezzo minuto. Tra l'altro, Henry, un paio di ci hanno scritto: vogliamo obbligo di riscatto. Ragazzi, potete andarvene. Potete soprattutto farvi i fattacci vostri. Di e con Simone Cristau ed Enrico Boiani. Sì. Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalla prossima settimana a fine gennaio torna obbligo di riscatto. Sì, va bene, ragazzi. Però siamo se, al se c'è qualcosa da dire, novembre, se no, no. Cioè, se c'è qualcosa da dire, noi ci siamo, lo faremo, lo diremo. Se iniziamo a capire che ogni puntata non sarà proprio sul rinnovo di Rafael Leao. Io non ce la faccio, ve lo dico. Cioè, io dopo quattro puntate del rinnovo di Leao. Il mercoledì di inizio dicembre che ti chiedo. Il giornale ha rinnovato Rafa. Ha appena scritto che Rafa non rinnoverà e che c'è sotto direi il Chelsea. Come me lo commenti? Torniamo in studio. No, non lo facciamo in diretta obbligo. Sarà al posto di Mattino Milan alle 10.
alcune giorni, ah, non il Sun è uscito con 80 milioni a gennaio per Leao, la squadra X e Y, come me lo commenti? Dove andrà lì in prestito, ad esempio, Vabbè, vogliamo commentare i due baldi giovani, poi c'è la telefonata? Beh, bene. Lascio fare a Bia. Sì, sì, assolutamente, devo dire che... Aster viene su bene, fidati. Poi Serginio purtroppo non Ma non è che mi devi convincere di dire fidati, cioè... Fidati. Ma non è che tu mi devi che invece pensi che... Ma sei tu che esulti al gol di Osimhen, non ma che devi c'entra? Convincere. Ma c'entra sempre perché mi dà sempre fastidio quando lo vedo. Sì, sei un no, po'... comunque. Grazie Morgan, grazie. No, dicevo che assolutamente sono contenta perché non ha giocato tanto in questa prima parte di stagione. Chiudere così il 2022, sì. Per carità, non è che ha giocato pochi minuti, però credo che non sia neanche arrivato forse a 90. Essere stato il protagonista di questa partita, forse sì. Insomma, credo che abbia fatto bene a questo ragazzo e anche ad Est, che comunque credo da prima di Dinamo Zagabria Milan. Non sta propriamente benissimo a livello fisico, ha avuto qualche acciacco, poi recuperato, poi di nuovo un po' così, e anche lui dopo varie partite in cui ha subito delle critiche, bene che abbia chiuso questo 2022 con una partita bene. C'è una telefonata buona. Quindi la andiamo a prendere. Io devo semplicemente fare i miei complimenti a Serginio Dessa perché ha giocato non in perfette condizioni a una settimana esatta dall'inizio del suo mondiale con gli Stati Uniti, e quindi bravo, perché ci voleva un bel po' di spirito per scendere in campo ieri non proprio al massimo e soprattutto non col freno a mano tirato, cioè ha giocato proprio dando tutto. Bravo. Pronto? Buonasera ragazzi, allora come andiamo Marcello? Hai aspettato tantissimo al telefono Marcello, fedelissimo. Ho aspettato tantissimo, ma Cristao quando inizia, signori, non aspetto più, hai ragione anche tu. Viene la quaresima. Sì. E poi parla di Milan, penso quando parla dei gol di Osimhen, cioè proprio ma basta questa cosa, non è vero, assolutamente no. Forse Enrico è un po' come te quando parli di Leao. Cos'è successo? Morgan è svenuto sulla manopola. Si inquadra qualcosa di bello. Grazie Marcello, gentilissimo. Vai Marcello, che ho un paio di minutini al massimo, non di più. Sono minuti contati? Sì, perché ho tutta la parte arbitrale. Vai. Tutta la parte arbitrale? Allora parliamo del rigore del gol. Bravo. Ma per me non erano regolari entrambi, cioè sinceramente non ho visto niente, nell'intervento di Tomori viene quasi da esultare, non tanto per lasciando stare che l'abbia toccato meno, ma per l'intervento difensivo che ha fatto. Cioè adesso poi vengono in mente i paragoni, no? Però quando vedo quelle scivolate lì mi viene in mente Nesta, che era lui, no? Che faceva quegli interventi lì sempre puliti. Adesso è difficile vedere difensori effettivamente che tecnicamente recuperano dei palloni così, poi l'ha toccato appena non ha toccato, cioè secondo me stiamo parlando del nulla sinceramente. C'è un po' da discutere sicuramente. Perché io sono tra virgolette di entrambe le tesi, stranamente, perché comunque allora c'è da dire questo. Ma come se sei bello Enrico. Grazie. Questo è più del primo piano, sì. Cioè, mi sta entrando nel naso Morgan con la telecamera. No. È un'ecografia più no, che esatto, primo piano. No, togli sta roba Morgan per piacere che la gente chiude la diretta. No, volevo dire che io sono di entrambe le tesi. Ma non tardissimo. Arrivi pure. Tanto qui il meme è al centro del tavolo. Dicevo, no, sono di entrambe le tesi, cioè è un rigore che, è vero, in altri campionati non viene fischiato, è vero, l'intervento è duro, ma in fondo corretto. C'è anche da dire che nel nostro campionato, se io dovessi vedere un intervento così e non mi fischiassero il rigore, un pochino storcerei il naso. Cioè, sono di entrambi i pareri, stranamente. È difficile esprimermi in questo... Che democristiano. No, è vero, però mi sento veramente così. Cioè, è un rigore che se non me lo fischiano mi girano le balle, però se analizzo l'intervento dico, sai cosa? È il calcio, cioè un intervento duro,
in area di rigore, però in cui Tomori alla fine tocca il pallone, in Premier League non li fischia nemmeno, in Champions League si mettono a ridere, a parte se sei Tomori, perché lì anche se sfiori l'avversario ti danno il rosso diretto, però insomma questo è. Marcello, io ti devo salutare, sono in ritardissimo. Solo un secondo, vai. Al primo replay, no? Senza averlo visto 1500 volte, perché poi te li fanno vedere un disastro di volte, il tocchettino di qua, il tocchettino di là. Al primo replay voi avreste dato rigore? Io onestamente Non l'ho visto. Cioè, poi li ho visti uno dietro l'altro, perché allo stadio si vede sì e no. Quindi. Perché poi il discorso è questo, no? Cioè, i rigori devono essere rigori. Cioè, se dobbiamo dare poi il rigorino perché si toccano cosce a contropancia, ma su questo sono d'accordo. Allora diamo tutti i rigori. Marcello, grazie, scusami, ma devo scappare. Ciao. Morgan, invece di fare i primi piani, mettimi l'ultima grafica a disposizione, ovvero quella legata agli episodi arbitrali. Che come detto, insomma, ce li siamo lasciati un po' alla fine, perché era giusto prima analizzare quello che era la partita, il Milan, eccetera. Però, cos'è successo? Perché ridacchiate? Per quelle emoji? Credo sia stato l'upgrade più grande di Radio Rossonera, cioè le grafiche che sono passate da Enrico Boiani a Beatrice Sarti. Non sempre, perché a volte esagero, però mi diverto a farle. C'è sempre... Cioè, ci sta la faccina che si chiede, boh. Allora, parto io per prima stavolta, dai. Quello di Tomori per me non è rigore, perché comunque la palla viene presa da Tomori e messa in calcio d'angolo. Quindi, il fatto che abbia toccato mezzo secondo prima una gamba dell'avversario, che tra l'altro la allarga, per me cambia relativamente molto poco. E la tocca lui, non Ikoné, come ho letto oggi su un quotidiano. La tocca Tomori. Detto questo, per me un po' di dialettica qui ci può stare, perché le visioni possono essere diverse. Sai qual è il problema di questa stagione, al di là di questo episodio? Sì. Su Rebic invece non c'è una minchia, è pulito il gol, punto, non c'è niente. È un giocatore che salta da solo nel suo cono, al cross di Vranks, guarda la palla e salta da solo e viene raggiunto nel salto basso, tra l'altro, di Terracciano, che cerca lui di andare contro la palla e l'avversario. Fatti suoi, che si prende il buon Ante addosso, che sta saltando. Ma Ante salta nel suo cono. No, è vero. No, dicevo che secondo me fai anche un po' fatica a fare delle valutazioni considerando anche i precedenti, perché in questa stagione stanno succedendo talmente cose incoerenti che non è che puoi dire, guarda, se non dà questo di Tomori, però doveva dare quello là. Cioè, in realtà è talmente tutto un caos, perché vedo dei rigori dati che non dovrebbero essere dati, e dei rigori invece non dati che sono sacrosanti, però in maniera incoerente. Cioè, è veramente un'altalena, una montagna russa assurda. Quindi non riesci neanche a dire... Non l'ha dato oggi perché non aveva dato neanche quello, oppure il contrario. È troppo, per me stanno succedendo troppe cose senza un senso, cioè troppi errori da ogni punto di vista. Posso esagerare? È più rigore quello con il Chelsea che questo di Tomori. Esagerazione su esagerazione. Però con il Chelsea utilizza il braccio, contrasto utilizza la gamba. Ma arriva a prendere la palla. Non lo so, lì no. Me onestamente... Però è un'esagerazione ovviamente, non c'è nessuno di rigore, né di qua né di là. Questo l'ho visto da replay ieri mentre facevo la descrizione. Non ricordo bene perché sono proprio andato dritto, ho subito detto effettivamente Tomori, prima di andare a colpire il pallone, tira giù Ikoné. Riguardandolo un po' più attentamente, è il classico rigore borderline. Se lo dai è un errore, perché Tomori ha comunque toccato il pallone e l'intervento alla fine lo fa sul pallone. Se non lo dai è però per toccare il pallone, Tomori prima trancia Ikoné. È molto borderline, è stato deciso dall'arbitro che era calcio d'angolo e così è, punto, a quel punto lì.
non ne voglio più sapere, perché il VAR quest'anno sta facendo solo drammi. Su Terracciano invece sono d'accordo, il gol è pulitissimo, regolare. Tra l'altro, se Terracciano la prossima volta non finge di prendere una tramvata, sì, meglio. Ma se Terracciano soprattutto volesse venire a fare il secondo da noi, insomma, meglio, bene, grazie. Certo. Antonio Porro ci saluta, anche perché ha capito che essendo le 17.01 dobbiamo salutare per davvero. Ciao, quindi ciao. Salutiamo Antonio, torniamo poi in studio per i saluti. Bea, con te ci ritroviamo con Carletto per le gatti, sì, alle 19. Che disse cosa? Abbiamo un po' chiacchierato su quello che non deve più succedere al Milan nel 2023 e Carlo ci ha raccontato un po' come Stefano Pioli vede Aster Vranckx per il futuro. Spero bene. Chi lo sa? Lo vedremo alle ore 19 con Carlo Pellegatti, 19.10 invece con Mister. Ancora, perché? Ogni volta. Perché viene sempre a dire Mister Stefano Pioli? Ma guarda, se fosse un mondo giusto ci sarebbe il Mister nella sosta, visto che non ha niente da fare. Ma invece, grazie Henry. Ciao. Grazie Enrico Boiani, Mike. Grazie a Morgan dalla regia, grazie a voi per essere stati qui con noi. L'appuntamento è ovviamente alle 19 con Filo Rosso Nero, 19.10 con Mister Emanuele Bottoni. Bravo. Mi sono dovuto impegnare, ma ce l'ho fatta. Ciao a tutti. Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Euro Publishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetto un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club, ci sono offerte speciali pensate per te. E allora, amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare vostri amici interisti. Pronto Marco? Tesoro, sto guidando, scrivi questo nome: Blue Dental. Blue Dental, ho scritto, ma cos'è? È un gruppo di centri dentistici. Devo prenotare il pacchetto prevenzione con la visita e la pulizia dei denti al costo di 29 euro. Ok, ma dove sono? Hanno più di 40 centri in Italia e più di 20 in Lombardia. Poi cerchiamo quello più vicino sul sito bluedental.it. Scrivi anche il numero verde 800 97 84 97. Ricordati, è Blue Dental. Per maggiori informazioni sul pacchetto prevenzione e direttori sanitari visita il sito bluedental.it. E vai Milan, gol, 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 gol! E poi Chiesa, un gol incredibile. Il gol dei ragazzi e il gol dei